ci sentiamo, come dire, svilitti nella nostra professionalità, nonostante comunque, insomma, il nostro impegno non manca. Gli impiegati oggi sono tutti al loro posto, ufficio al completo, ma chissà per quanto tempo ancora. Questo è il comune di Nerbolia in Sardegna. Tutti i dipendenti hanno chiesto il trasferimento, nessuno vuole più lavorare qui. Col sindaco e gli assessori c'è una guerra che va avanti da parecchio tempo e nei giorni scorsi si è decisa la fuga di massa. Qui manca il dialogo, manca il saluto, manca un rispetto reciproco, non si è mai vista una cosa del genere. Il sindaco Maria Giovanna Pisano cerca di essere diplomatica, ma l'accusa verso i dipendenti è quella di non lavorare abbastanza e di ostacolare i progetti dell'amministrazione. Abbiamo bisogno di persone motivate, quindi se il personale non ha queste motivazioni non ci sono motivi perché io debba ostacolare il loro trasferimento. Tra dirigenti e impiegati, più un operaio e un vigile, i dipendenti del comune di Nerbolia sono appena 11. Tutti sono d'accordo, il rapporto con il sindaco e la giunta si è fatto insopportabile. Forse hanno bisogno di nuovi stimoli, forse hanno l'esigenza di prestare servizio presso altri comuni, non lo so. Ma i dipendenti dicono che lei li tratti male e che li accusi continuamente di essere fannulloni. Ah, dicono questo i dipendenti. Dicono questo, ma non l'hanno mai detto, però. Non capiamo la motivazione proprio per il quale lei ci ritiene fannulloni, non arrivano sanzioni, gli utenti non si lamentano, non ci sono disservizi, è un partito preso, sono fannulloni, punto. Loro dicono che non raggiungete gli obiettivi. Non è assolutamente vero. Questo è l'ufficio del segretario comunale, come vedete è vuoto perché il segretario ha abbandonato, è il secondo che lascia il comune di Nerbolia in meno di una legislatura. Non vengono riconosciuti per il lavoro che svolgono, nonostante siano dei professionisti che da anni hanno dimostrato il loro attaccamento anche alla comunità. Sono in pochi, secondo me. E se tutti vanno via, il comune chiude e si arrangia.